Ciao ragazzi, oggi vi dico il mio mercato che farei dell'Inter. Premessa importante, non vi aspettate un mercato stile FIFA, nel senso che parto da un budget preciso in base alle cessioni o agli acquisti, vado a diminuire o aumentare questo budget. Assolutamente no, non funziona così. L'Inter, nonostante i ricavi ottenuti con la Champions League, eccetera, rimane comunque in negativo e quindi ha bisogno di soldi. Cerco di fare un mercato per rafforzare sicuramente la squadra, però sicuramente tenendo conto delle varie plusvalenze che bisogna farle, poiché servono soldi, dei vari ingaggi pesanti, quindi cerco di fare un mercato fattibile. Detto ciò, partiamo con i portieri, dove abbiamo Onana, Handanovic, Kordaz e Radu. Onana lo tengo assolutamente dopo l'ottima stagione scorsa, a meno che non arrivano cifre spropositate. Onana lo vado assolutamente a tenere come primo portiere. Handanovic, ragazzi, Handanovic lo vado a rinnovare di un anno, perché comunque come riserva va ancora bene. Magari con una riduzione dell'ingaggio che comunque è abbastanza pesante per un portiere di 30, di 39 anni praticamente. 2 milioni e mezzo, con una riduzione di questo ingaggio a 2 milioni sarebbe già l'ideale. Comunque lo tengo come secondo, quindi lo rinnovo per un anno. Kordaz lo tengo come terzo, mentre Radu lo vado a cedere a 5 milioni perché non ci serve, sinceramente. Passiamo ai difensori, qui c'è un bel po' di lavoro da fare. Partiamo dalla certezza assoluta, ovvero Alessandro Bastoni, che si tiene senza se e senza ma. Acerbi lo vado a riscattare per 3,5 milioni, anzi si parla anche di una cifra, di una riduzione del riscatto di Acerbi, perché comunque Acerbi vuole l'Inter, quindi potrebbe abbassarsi questa cifra di 3,5 milioni, ma comunque lo vado a riscattare. Poi Darmian lo tengo assolutamente, perché è ormai una certezza in termini di costanza, di affidabilità, di duttilità, di rendimento, quindi Darmian si tiene. Skriniar out, saluto anche il buon Danilone D'Ambrosio che sinceramente non vado a rinnovare, il suo l'ha dato all'Inter, secondo me può fare ancora bene in una squadra di medio-bassa classifica, comunque non lo vado a rinnovare. De Vrij ragazzi, se questo video lo avessi fatto circa 2 settimane fa probabilmente lo avrei ceduto per puntare tutto su Smalling, però Smalling ha rinnovato, De Vrij è molto vicino al rinnovo, a questo punto me lo faccio andare bene come riserva di Acerbi, sperando che, non dico torni ai suoi livelli, però comunque stia sul pezzo, ecco. Quindi De Vrij rinnovo come vice Acerbi. A questo punto ci rimangono due slot importanti. Vado a prendere Bissek, che è il nome di cui si parla di più a livello di difensori centrali per l'Inter in questo periodo. A 7 milioni me lo prendo, ho visto dei video, mi sembra un ottimo difensore giovane, quindi ci punterei. E vado a prendere anche Mavropanos dallo Stoccarda, la cifra più o meno è di 15 milioni. Anche per lui ho visto dei video e mi sembra veramente un bel difensore, tosto, bravo nell'uno contro uno, veloce, è anche quello che serve per un difensore centrale centrodestra, anche con discreta tecnica, ma così come Bissek, quindi a 15 milioni vado a prendere Mavropanos e quindi avrò sicuramente Bastoni Acerbi come perni e poi uno tra appunto Mavropanos, Bissek o Darmian che può giocare ovunque praticamente. Passiamo agli esterni destri, dove abbiamo Dumfries e Bellanova. Allora, Dumfries, ragazzi, penso che sia uno dei pochi, forse il primo indiziato a partire per fare cassa, perché ragazzi, non è indispensabile, su questo non ci piove. È valutato 28 milioni circa, ma comunque penso ci siano delle squadre disposte a offrirne una trentina. Sinceramente, a quelle cifre io lo porto in braccio Dumfries, quindi lo saluto per 30 milioni perché l'Inter ha bisogno di far soldi. E penso che la cessione di Dumfries sia proprio automatica, sarebbe da pazzi secondo me non cedere Dumfries. Quindi a 30 milioni saluto Dumfries. Bellanova non mi fa impazzire, però per una serie di fattori io comunque lo vado a riscattare a 7 milioni, perché comunque come riserva me lo posso pure far andare bene. È un giocatore che non è un fenomeno sicuramente, però ha voglia, anche quando entra comunque prova l'uno contro uno, quindi come riserva punto su Bellanova. Per rimpiazzare Dumfries vado a prendere Wilfred Tsingoe dal Torino per 12 milioni di euro e ora vi spiego il perché. Allora, l'Inter non può fare acquisti folli e serve un esterno abile nell'uno contro uno. Tsingoe
Singo, da questo punto di vista, ma proprio a livello tecnico, è nettamente superiore a Dumfries, ma proprio senza dubbio. Classe 2000, forte fisicamente, alto più di 1,90 m, grande resistenza. Io sinceramente a 12 milioni me lo vado a prendere Singo, e quindi lui come titolare e Belanova riserva. Per quanto riguarda gli esterni di sinistra abbiamo Di Marco e Gosens. Di Marco assolutamente confermato. Gosens, ragazzi, io sinceramente lo vorrei rivedere un'altra stagione, quindi non lo mando in prestito. Non lo puoi cedere perché comunque ci andresti a fare sicuramente una minusvalenza, quindi Gosens come riserva di Marco ci provo per l'ultima stagione e vediamo come va. Oh, passiamo al centrocampo. Brozovic, ragazzi, qui è stato molto difficile perché penso che Brozovic, se sta bene, è il giocatore che fa più la differenza nell'Inter. Però, per una serie di motivazioni, io Brozovic, anche perché l'Inter ha bisogno di far cassa, dato che Onana non si deve mandare via, Bastoni non lo puoi dare, Barella, che ve lo dico a fare, Çalhanoğlu dopo la stagione scorsa va assolutamente riconfermato, stesso discorso per Di Marco e ovviamente per Lautaro. Dopo Dumfries, quello con cui puoi far cassa, anche perché ha più di 30 anni, ha 31 anni, Brozovic percepisce uno stipendio importante di 6 milioni e mezzo, a 35 milioni sinceramente Brozovic lo saluto e vi spiego anche il perché, un altro motivo molto importante. Con difficoltà io saluto Brozovic per 35 milioni. Barella ovviamente resta. Çalhanoğlu a questo punto si abbassa regista, dove l'anno scorso ha fatto benissimo sotto tutti i punti di vista. Ragazzi, c'è un'occasione troppo ghiotta, ovvero Milinkovic-Savic a 30 milioni. Io penso che salutare Brozovic per prendere a quelle cifre Milinkovic sia sensato. Milinkovic, tra l'altro, è 2 anni più giovane, conosce perfettamente Inzaghi, il modulo e tutto. Anche a livello di stipendio, Milinkovic percepisce 3,5 milioni alla Lazio. Andresti a fare un contratto da 5 milioni per caratteristiche, perché comunque, dato che Gagliardini via, manca un centrocampista con dei centimetri, con una certa struttura, e Milinkovic, oltre alla grandissima tecnica, visione, filtranti, punizioni, ha una componente strutturale molto importante, e quindi Milinkovic 30 milioni, valutato circa 65-70 milioni, io lo prendo assolutamente tutta la vita, quindi vado a fare Çalhanoğlu, Barella, Milinkovic-Savic. Aslani, con la partenza di Gagliardini e quella di Brozovic, lo vado a riscattare a 10 milioni come riserva di Çalhanoğlu e secondo me potrebbe trovare più spazio in questo modo per la prossima stagione, perché comunque l'anno scorso Inzaghi molte volte ha preferito Gagliardini per una questione proprio di caratteristiche, di quantità, di altezza ad Aslani, che in questo caso con Milinkovic titolare potrebbe avere più spazio, più minutaggio. Mkhitaryan lo confermo assolutamente e poi vado a prendere a zero Roberto Pereira. Per me è un gran giocatore, a zero sinceramente ne approfitterei, come riserva è ottima, sottovalutato veramente come giocatore il tucumano Pereira, e quindi vado a completare un centrocampo pazzesco dal mio punto di vista. Passiamo all'attacco. Lautaro si tiene, e ok. Lukaku, ragazzi, è valutato al Chelsea 70 milioni. Si parla di scambi con Onana, addirittura Barella, assolutamente no. Lo stipendio di 8 milioni e mezzo, no, ragazzi, io rinuncio a Lukaku, mentre Dzeko lo vado a rinnovare di un'altra stagione, magari facendosi abbassare un po' lo stipendio, che comunque è alto perché ha 37 anni, 5 milioni prende, magari abbassarlo a 4 già sarebbe tanto, perché comunque non ti può garantire un certo minutaggio per tante partite Dzeko. E quindi lo vado a rinnovare il contratto di un anno e Dzeko lo tengo. Se sta bene, Dzeko gioca. Correa non lo puoi vendere. Correa non lo puoi vendere perché al massimo ti possono offrire 10 milioni, ma ci vai a fare chiaramente una minusvalenza. E quindi Correa lo puoi mandare in prestito, magari in una squadra di un campionato in cui può avere più spazi.
penso sia la miglior soluzione dare in prestito Correa. Chi andrei a prendere? Io andrei a prendere, andrei a sfruttare l'occasione Thuram, Marcus Thuram a zero, può fare la prima o seconda punta, forte fisicamente, veloce, sa fare gol, sa fare assist, a zero sinceramente lo andrei a prendere. E come quarto attaccante punterei su Retegui a 18 milioni, perché secondo me come quarto attaccante ci vuole uno giovane con voglia, con grinta, che entri dalla panchina con energia, non come Correa che è una ballerina, quindi Retegui come quarto attaccante. Poi ragazzi vado a vendere i vari Pirola a 5 milioni, Lazaro a 6 milioni, Dalbert lo saluto a 0, Salcedo ci puoi fare 2,5 milioni. Satriano pure, sinceramente lo mando via a 5 milioni. Agumè 7 milioni, anche lui via. Fabian 10 milioni. Sensi pure, sinceramente non lo trovo più utile, lo mando via a 8 milioni. Ah, e tra l'altro mi sono dimenticato Van Housden che torna e lo mando in prestito perché è sempre rotto, quindi lo mando in prestito. Quindi la formazione titolare sarà praticamente Onana in porta con Bastoni, Acerbi, certezze. E uno tra Mavropanos, Bissek o sempre Matteo Darmian con De Vrij riserva di Acerbi. A destra Singo con riserva Bellanova, a sinistra Di Marco con riserva Gosens, Çalhanoğlu in regia, Aslani dalla panchina. A destra Barella e a sinistra Milinkovic. Perché dico questo? Quante volte abbiamo visto Barella allargarsi a destra per poi crossare sul primo o secondo palo? Ecco. Secondo me ha più senso mettere Barella a destra e Milinkovic a sinistra piuttosto che il contrario, perché appunto si possono sfruttare gli inserimenti di Milinkovic sul secondo palo con Barella che crossa dalla destra. Colpo di testa e penso sia preciso. Quindi Mkhitaryan e Pereira, due ottime mezzale come riserve. Davanti Lautaro, senza dubbio, e uno tra Dzeko e Thuram con Retegui, quarto attaccante. Bene, ragazzi. Questo è il mercato che farei dell'Inter. Lasciate un like se il video vi è piaciuto e se volete vedere il mercato di un'altra squadra di Serie A. E ci vediamo.